E quindi la ricerca, abbiamo detto, di tipo scientifico è importante nella. Dunque, voi diventerete, quindi, per passatemi questo termine qua, diventerete degli scienziati, chissà se sta in piedi, non sta in piedi, diventerete degli scienziati dell'attività motoria preventiva adattata. Se con la triennale qualcuno di voi ha detto: ah, non mi hanno insegnato a fare le capovolte, i crash, i push-up, eccetera, eccetera. Nella magistrale non siete più un tecnico che deve fare qualcosa, siete quelli che dovete progettare cosa deve essere fatto e farglielo fare alla persona tramite il laureato triennale, quindi il passaggio naturalmente successivo. Insomma, siete molto simili al dottore, no? Che deve in qualche modo risolvere il problema del ragazzo, del vecchio, dell'anziano, del soggetto con una malattia stabilizzata. Giusto per andare avanti, poi fermatevi quando non ne potete più. Allora, diciamo, nella carta magna del corso di laurea, vedete, il percorso formativo si propone, allora, proporre, realizzare, no, e innovare la metodologia nell'ambito delle scienze motorie. Scienze motorie e delle scienze sportive applicate a diverse fasce d'età nei casi di malattie di tipo cronico. E inoltre il corso prevede, quindi nel primo anno, come dicevamo, la comprensione dei meccanismi anatomici, fisiologici e fisiopatologici necessari per progettare e realizzare attività fisica per il mantenimento delle condizioni di salute o per la prevenzione di complicanze. Attività motoria preventiva e adattata, no? L'anziano, ad esempio, il grande anziano, il soggetto con malattie neurodegenerative, si fa l'attività motoria? Sì, voi mi dite sì, che ci fate? Che tipo di attività motoria? Qual è l'obiettivo? Quali devono essere le intensità? Gli esercizi, vediamo, anche quello è importante, cioè quali esercizi applicare per i diversi grandi anziani? Mica sono tutti uguali, mica tutti possono fare lo stesso protocollo, no? Che potete trovare generalizzato. E prevenzione naturalmente delle malattie, che tipo di attività svolgere per prevenire l'insorgenza delle malattie o l'evoluzione delle malattie. Attività motoria, quindi sempre gli insegnamenti del primo anno, focalizzati sull'attività motoria nell'età evolutiva, adolescenziale, nella nutrizione. Nel secondo anno le materie cambiano un po', vedete, passano di più sull'attività motoria compensativa, mantenimento del recupero. Ok? Quindi, ah, guardate sotto, metodi epidemiologici, fattori di rischio, cioè si punterà molto nelle materie che affronterete, no? Sull'epidemiologia, la distribuzione delle patologie e naturalmente quali sono i fattori di rischio e come l'attività fisica adattata, riducendo il fattore di rischio o interferendo con il meccanismo eziopatologico che sostiene la malattia, genera gli effetti. C'è una cosa che sono registrato, quindi non dovrei dirlo, ma che ad esempio si dice, c'è scritto anche nell'OMS, meglio poco che niente. Voi che avete fatto la triennale sapete che c'è la famosa soglia di attivazione per ottenere gli effetti, ve la ricordate? Il primo principio dell'allenamento. Quindi non è vero meglio poco che niente. Se l'obiettivo prevede una soglia, la soglia deve essere superata. Quindi l'adattamento è quello, cioè qual è la soglia e qual è l'esercizio che devo fare per superare la soglia e ottenere l'esercizio. Ok, allora, supponiamo che avete fatto il percorso formativo, ditemi, vedo qualcuno di perplesso che mi dice: Mirandola, che cosa ci stai dicendo? Va bene, perfetto. No, non è che devo fare la lezione. Una volta che avete finito, no, il corso di laurea magistrale vi lancia professionalmente, anche se poi, come vedremo, già tutti lavorano mentre stanno studiando, quindi sono già belli che lanciati nel mondo del lavoro. Però, se volete, a questo punto potete accedere alla formazione naturalmente di master o di dottorato di ricerca. Nel Dipartimento di Medicina abbiamo un master, che è il master, vedete, sport e inclusione, quindi è puntato sulla innovazione e sulla disabilità. È un master organizzato assieme al Comitato Italiano Paralimpico, ad esempio, no? E c'è anche un dottorato di medicina molecolare, sempre qua nel Dipartimento, dove, ad esempio, negli ultimi 2 anni, alcuni studenti di scienze motorie stanno facendo il dottorato di ricerca nell'ambito, naturalmente, della ricerca
molecolare, di medicina molecolare applicata alle scienze motorie. Non è che adesso poi tutti quelli che si laureano fanno il dottorato, cioè, volendo c'è anche un dottorato per chi riesce a entrare. Come sapete, un altro lancio, oltre che l'attività, chiamiamolo libero professionale, c'è l'insegnamento. Ora, non chiedetemi come funzioni quest'anno l'insegnamento, lo sapete meglio voi di me, che è di nuovo cambiato tutto, non ci sono più i famosi PF24. Finché c'era il PF24 noi riconoscevamo tutti i crediti che erano necessari per acquisire, per poter a questo punto fare il concorso per l'abilitazione all'insegnamento. Ora ne servono 60 di CFU, quando ci diranno come calcolare questi 60 CFU, ci riaggiorneremo e quindi voi vedrete. Comunque, ovviamente, essendo una magistrale, la magistrale vi permette di accedere ai concorsi per l'insegnamento e vediamo quanti di questi 60 CFU riusciremo a riconoscere alla fine del percorso. Sicuramente saranno notevoli, nel senso che voglio dire, erano già i 24 precedenti venivano riconosciuti. Qualche dato sugli studenti. Allora, quindi vedete, sono Alma Laurea, la conoscete, vi siete laureati, avete dovuto probabilmente alcuni di voi fare tutti i questionari, eccetera, eccetera. Benissimo. Allora, i laureati magistrali della Corte del 2021, che sono i dati che sono disponibili, si è iscritto a questo corso di laurea, voi siete quasi tutti venite dall'esterno, ed effettivamente il 64% degli studenti che si iscrivono qua, quindi più della metà, provengono da fuori, cioè non provengono da Parma. Questa è una novità. Dopodiché, vedete, l'87% si laureano in corso, quindi non è difficilissimo. Il 77%, che significa i tre quarti, è soddisfatto, completamente soddisfatto del corso, completamente soddisfatto dei docenti, completamente soddisfatto il carico degli studi, che tutti gli studenti siano contenti non è mai facile, comunque se cerchiamo di soddisfare, vedete, abbastanza gli studenti. Il 24% circa aveva usufruito di borse di studio, sapete che ci sono delle borse di studio. Ecco, questo dato, secondo me, che ovviamente adesso non voglio chiedere che cosa fate voi, ma probabilmente rientrate quasi sicuramente qua dentro, l'80% degli studenti ha avuto esperienze di lavoro durante la frequenza del corso di studio, quindi la triennale vi ha già lanciato come professionisti nel mondo del lavoro. Qui si tratta dei laureati magistrali e loro dicono il 70% del lavoro che facevo, che ho incominciato a fare, è coerente col piano degli studi. D'accordo? Quindi si è anche sentito poche settimane fa che dicevano ma perché la formazione delle scuole non immette nel mondo del lavoro tutto teorico? Qui no. Allora, risultati occupazionali, vediamo un po' sulla condizione occupazionale dei laureati. Il 70% ha un'occupazione dopo un anno dalla laurea magistrale e l'88% dopo tre anni. Allora, sono tassi di occupazione o disoccupazione, vedete lì, no? Nel lato positivo e lato negativo, che sono tra i migliori a livello nazionale, ancora tra i migliori a livello nazionale. Il 93,7% ritiene che a questo punto la laurea sia molto o comunque sia efficace nell'ottenere un posto di lavoro, che abbiamo visto nel più del 70% dei casi è coerente con la formazione. Okay. Cosa c'è dopo? Questa immatricolati provenienza più o meno l'abbiamo vista. Voi venite dall'università, quindi sapete che i corsi di laurea sono organizzati, hanno una struttura, no? Al loro interno c'è il presidente, ma il presidente fa poco, dopo c'è il consiglio dove si riuniscono tutti i docenti. Ecco, nel consiglio ci sono i rappresentanti degli studenti, ci teniamo i rappresentanti degli studenti che vengano, partecipino al consiglio, hanno diritto di voto e di parola in consiglio stesso. Ci sono dei tutors che vi possono seguire durante l'anno, che sono sia studenti che professori. Dopo ci sono altri elementi come il gruppo del riesame, la commissione didattica, il responsabile della qualità, che sono gli altri elementi che governano il funzionamento del corso di studio. L'attrattività degli studenti è dovuta all'impegno di tutti questi,
Questa è una bella frase, per dire, ovviamente tutto questo non, assolutamente non dipende da me, dipende ovviamente da quanto voi, no? Come studenti vorrete partecipare alla vita del corso di laurea, no? Ovviamente è troppo facile dire, oh, questo corso non mi piace, che cosa hai fatto? Me l'hai detto che non ti piaceva? Che se me lo dici quando ti sei laureato è troppo tardi, cosa cambio, no? Se non me lo dici prima. Questi sono alcuni nomi, manager didattico, semmai comunque li conoscerete, li vedrete quando se deciderete, entrerete a far parte del corso come studenti qui a Parma. Commissione mobilità, allora noi ci teniamo che voi andiate all'estero, ci teniamo che voi andiate all'estero e a fare o esami in altri corsi di laurea oppure il tirocinio, ci sono quattro tirocini agganciati al percorso formativo, quindi si possono fare anche i tirocini all'estero, noi li proponiamo, li sponsorizziamo, va bene, e se voi maturate crediti all'estero, vi riconosciamo un bonus nel voto di laurea finale, d'accordo? Quindi non vi ostacoliamo, vi facilitiamo, dopodiché vi diamo anche il bonus, quindi andate a fare questa cosa. Il percorso, ovviamente le informazioni, il sito del corso di laurea, cdl-stampa-unipr.it, abbiamo anche un sito Facebook dove mettiamo di solito gli incontri, non so se incontriamo qualcuno che viene a fare un seminario, lo informiamo, è accesso libero, quindi voglio dire, non c'è bisogno di fare registrazione di nessun tipo. Una classica domanda che mi fate, nel senso che fanno gli studenti prima di iscriversi, è: c'è la frequenza obbligatoria alle lezioni? No, cioè le lezioni sono tutte in presenza, non ci sono lezioni registrate online, sono in presenza, esclusivamente in presenza, però la frequenza non è obbligatoria. Non è obbligatoria, ma ovviamente cosa chiederà Mirandola all'esame? Cioè, banalmente, avete già fatto, no, degli esami, quindi andare a vedere se mai che faccia Mirandola prima di fare l'esame conviene. Dato che le lezioni sono in presenza, tutti i docenti saranno obbligati, come al solito, a dire dove si può studiare, se c'è un libro, se ci sono degli appunti, eccetera, eccetera. Ovviamente se non potete, non volete frequentare, però dopo non potete chiedere la lezione registrata, cioè non c'è la lezione registrata, è in presenza. Ci sono i tirocini, abbiamo detto, sono quattro. Quelli sono in presenza. I tirocini, li vedremo, non è necessario che non vengono svolti necessariamente dall'Università di Parma, quindi c'è la possibilità di svolgere i tirocini anche fuori regione, all'estero, ovviamente in qualsiasi posto voi andiate a fare il tirocinio, ovviamente la frequenza del tirocinio è obbligatoria, perché è un tirocinio teorico-pratico. Le lezioni, allora, è semestrale il corso di laurea, quindi incomincia a ottobre e termina a gennaio con la pausa delle vacanze natalizie di mezzo, poi si ricomincia a marzo e si termina generalmente a metà di giugno, quindi incomincia la pausa estiva. Gli esami sono tutti in presenza, ci sono due appelli a marzo, quindi al termine del primo semestre ci sono due appelli a marzo, poi al termine del secondo semestre, da giugno a settembre, ci sono generalmente quattro appelli, cinque appelli, due a settembre, di solito due a luglio e uno a giugno. Quindi c'è un appello a dicembre e a Pasqua, diciamo nel periodo pasquale, durante il periodo pasquale, c'è sempre un appello che viene, una volta era straordinario per gli studenti fuori corso, adesso va bene per tutti, quindi vedete che ci sono tanti appelli, sono circa 10, da 8 a 9 appelli all'anno. Tirocini, abbiamo detto, all'esterno. Dove siamo? Allora, qui in questo momento siete qua, aule dell'ex presidenza, quindi a volte si fanno lezioni in queste aule, oppure se adesso uscite e andate a sinistra, vi trovate nel plesso biotecnologico, dove abbiamo il banchetto, vi diamo la borsetta, se volete venirci a trovare, se volete delle altre informazioni sono di là, e anche lì ci sono delle aule, si chiama plesso biotecnologico, è qui a 100 metri. Se invece uscite e andate a destra, a 30 metri, c'è l'Istituto di Anatomia Umana, qui c'è l'Aula Canuto, qui di solito facciamo gli incontri, non so, invitiamo qualcuno, e allora nell'aula, che è un'aula a scaloni, a gradoni, quelle aule semicircolari, no, di una volta, eccetera, appunto, Anatomia Umana, dove incontriamo semmai personalità di spicco, adesso dovrebbe arrivare Ancelotti, vediamo quando arriva. Allora, dopodiché,
Le lezioni pratiche, perché ovviamente ci sono anche delle lezioni pratiche all'interno delle lezioni, diciamo così, frontali, si fanno anche delle lezioni pratiche, si fanno nel CUS, nel Centro Sportivo Universitario. Il Centro Sportivo Universitario è in Parco delle Scienze, dove c'è il campus universitario. Adesso per chi è fuori non è qua vicino, ci sono gli autobus che vi portano fino al campus, è un po' sì, oltre la circonvallazione di Parma, è servito dagli autobus e là, non so, c'è farmacia, c'è ingegneria, c'è un campus tra l'altro molto bello, molto grande, e ci sono anche tutte le strutture del Centro Sportivo Universitario. Devo andare via? No? Ah, ok. Allora, com'è strutturato il corso? Se volete entrate quindi nel sito del corso di laurea, dove c'è scritto studiare, potete vedere il piano degli studi e gli insegnamenti. Allora, molto velocemente, perché tanto sono cose che potete andarvele a vedere voi. Al primo anno vedete fisiologia, neurofisiologia del controllo motorio, il primo esame, lingua inglese, morfologia, anatomia, ematomia e fisiopatologia dell'invecchiamento. E poi il primo tirocinio di 150 ore, che potete farlo in Italia o all'estero. Nel primo anno bisogna scegliere dei corsi a scelta. Tutti i corsi di laurea avrete già sperimentato, ci sono dei corsi a scelta, no? Per, come dire, personalizzare il piano degli studi. Allora, al primo anno bisogna coprire 3 CFU, che sono circa 21 ore, vi proponiamo dei corsi, vedete, da un CFU, un CFU, un CFU, voi potete inserire nel piano degli studi, dovete inserire nel piano degli studi, e quindi riempite questi 3 CFU del primo anno con altri corsi, così, quelli che vi piacciono di più, si chiama un'attività libera scelta. Nel secondo semestre del primo anno avete analisi di laboratorio, attività motorie preventive adattate nelle diverse fasce d'età, biochimica, nutrizione e metabolismo, il secondo tirocinio di 150 ore nel secondo semestre. Nel secondo anno teoria tecnica didattica, educazione motoria adattata nelle diverse abilità, teoria tecnica didattica, pedagogia e psicologia nello sport, terzo tirocinio di 150 ore. Secondo semestre del secondo anno, quindi siete arrivati alla fine, medicina dello sport, terapia, sport, terapia e doping, ovviamente la prova finale, stili di vita, fattori di rischio e di nuovo delle attività formative a scelta. Questi sono 5 CFU, quindi sono più ore, e anche in questo caso voi potete inserire o quegli insegnamenti che vi abbiamo proposto, o adesso vedremo c'è anche un altro modo per coprire le attività formative a scelta. Allora, le attività formative a scelta, o noi le chiamiamo anche ADE, attività didattiche elettive, no? Le ADE infernali, eccetera. Le attività didattiche elettive possono essere esami di altri corsi di laurea. Vi piace letteratura dantesca? Non c'entra molto con le scienze motorie preventive adattate, però vabbè, resta il fatto che è comunque un corso. Quindi voi seguite il corso, lo mettete nel piano degli studi, fate l'esame e riempite le ADE del quinto anno. Ok? Però, ad esempio, volete fare esami integrativi? Ecco, una volta erano per il PF24, per i famosi PF60 che saranno, fatti gli esami integrativi, ve li riconosciamo all'interno del piano degli studi. Partecipate a congressi, incontri di valenza nell'ambito attinente al corso, o comunque organizzati dal nostro dipartimento. La partecipazione sempre metteremo, riconosciamo, un credito, due crediti, mezzo credito, a seconda di quanto durano, vanno a finire nelle attività didattiche elettive. Se avete dei brevetti, qualcuno di voi ha il brevetto di paracadutista? Abbiamo riconosciuto anche un brevetto di paracadutista una volta. E i crediti liberi. Allora, cosa sono i crediti liberi? Questa università ha attivato i crediti, ormai da anni che l'ha attivati, cioè riconosce che l'attività sportiva, l'attività artistica e l'attività di volontariato sono equipollenti a crediti universitari. C'è un percorso per il riconoscimento. Voi siete uno sportivo, per intenderci, no? Partecipate ai, non so, ai campionati nazionali universitari piuttosto che alle Olimpiadi. Il fatto che voi vi alleniate, abbiate un protocollo di allenamento, un mantenimento di stile di vita, no? Un codice etico, questo lo riconosce, l'università lo riconosce come crediti liberi. Potete farvi riconoscere, ma non solo per noi, per tutti i corsi di laurea, fino a 6 crediti universitari. 6 crediti universitari, 6 CFU, è come dire, esame di anatomia umana, cioè voglio dire, non, una,
e c'è un percorso, vedete, all'interno delle università per farseli riconoscere. I tirocini, ne avete 4, non dovete per forza farli a Parma. Abbiamo convenzionato il Servizio Sanitario Regionale, il nostro ospedale maggiore, la provincia di Parma, WISP in tutta Italia, il CONI in Emilia-Romagna, e altre federazioni. Per cui quando sentirete dovete fare il tirocinio, c'è una procedura su piattaforma. Alla procedura su piattaforma occorre che voi mi diciate sta struttura si è già convenzionata, che cosa fa, chi c'è dentro, una procedura relativamente semplice, e noi attiviamo la convenzione anche fuori Parma, d'accordo? Quindi non è necessario che facciate per forza il tirocinio qua. Tesi di laurea, alla fine si arriverà alla forma della tesi di laurea, non voglio entrare nel dettaglio della tesi di laurea, l'unica cosa, ricordo questo, come vi avevo anticipato, se voi fate esami all'estero, siete andati all'estero con l'Erasmus, avete fatto dei tirocini all'estero, vi riconosciamo fino a 2 punti in più nel voto finale di laurea, se vi laureate in corso vi riconosciamo altri 2 punti in più nell'esame di laurea. Se siete stati bravi e avete fatto 12 CFU al primo anno, cioè siete veloci a fare gli esami, vi riconosciamo altri 2 CFU, insomma vi riconosciamo un sacco di punti. Ovviamente tutti questi punti, se preparate una bella tesi, fate una bella esposizione, cioè avete la possibilità di, no, se fate tutte queste 3 cose qua, di avere 6 punti in più. Ovviamente dovete aver fatto una bella tesi, una bella esposizione, cioè non è che li avete di default gratis, d'accordo? Questo è il canto. Quindi benvenuti nel dipartimento, indipendentemente che decidiate o no di iscriversi a questo corso di laurea. Grazie. Se avete delle domande, per quanto sia teatrale, se avete delle domande sono ancora qui finché non arriva il mio collega, o altrimenti, allora uscite, andate a sinistra, trovate un edificio bianco-grigio, non il primo è l'ex manicomio, quello dopo, che si chiama Istituto di Biotecnologie, e c'è una studentessa della magistrale che adesso deve andare a fare il tirocinio a New York, che chiedetevi quello che volete, d'accordo?